l'impulso per venire avanti con più continuità. Ora è Coné che serve Castaldo, anticipato, perde palla Castaldo, riparte Doković, dall'indietro a Gemiti, pallonetto verso vantaggiato, lo sovrasta Eli di testa, poi Coné, poi Bittante, bene, possiamo aprire a destra per Schiavon, serve questo, serve dare continuità all'azione, palla lunga per Comi che può fare sponda, ecco la sponda per Castaldo, Castaldo, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol. Ebbene, prendete la registrazione del gol con la Provercelli e avrete il gol di oggi, il cross dalla destra, la sponda perfetta di Gianmario Comi, proprio come in quell'occasione, il controllo di Castaldo in piena area di rigore, in mezzo ai due perticoni dei centrali avversari, Emerson e Bernardini in questo caso, il controllo di Castaldo e l'esterno destro, dolcissimo, delicato, sul palo alla destra di Mazzoni, senza tirare di forza, bello controllato, perché il pallone doveva entrare esattamente lì dove il portiere, neanche se avesse le alette di Batman ci potrebbe arrivare. Ci va zitto Comi, Eli, Arini e Castaldo sulla linea dell'avversario. Comi, pallone passa, Comi, è gol, è gol, è gol, è gol, è gol. Quella punizione da sinistra battuta da Zito, è stato bravissimo Castaldo che è uscito dai blocchi, è andato incontro a Zito, la palla era bassa, Castaldo ha fatto velo, quel velo ha praticamente rintronato tutti i difensori avversari, la palla è arrivata a Comi che l'ha toccata di sinistro e l'ha messa sulla sinistra di Mazzoni, 2-1 Avellino.